Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica in Moldavia. In questo video ti spiego oggi, in questa masterclass, quelle che sono le linee dentali del futuro che noi adottiamo qua in Moldavia già da anni e che presentano le caratteristiche che sono fondamentali alle quali bisogna fare attenzione realmente quando si mettono i denti su impianti dentali. A prescindere che tu vivi in Italia, in Francia, in Germania, oppure che decida di curarti all'estero, in Croazia, Albania, non venire in Moldavia, perché qua le facciamo male le cose. Una cosa principale che i pazienti mi chiedono è quanti impianti dentali devo mettere. Non lo sceglierai tu, il numero di impianti dentali lo sceglie il chirurgo e dipende da quanto è grande il tuo viso. Ci sono visi grandi, medi, piccoli, più è grande il viso e più ruote ha bisogno l'autoarticolato, ok? Più è piccolino l'autoarticolato, anzi un furgoncino, una macchinina, bastano quattro ruote. Quello che poi è l'altro passo che bisogna fare quando ricevi magari un preventivo è capire cosa c'è dentro il preventivo, che tipi di denti vengono realizzati, e di questo non ne parla nessuno. Perché in genere nei paesi dove si vive costa troppo il dentista e andare a produrre cose troppo sofisticate non ce la si fa. C'è il rischio che poi il paziente non ha i soldi. Noi viviamo in Moldavia, abbiamo la possibilità di fare cose sofisticate con costi che sono relativamente accessibili per quelli che vengono da fuori. Anche qua c'è lo stesso problema: per quelli che vivono qua certe cose non riescono ad accedere, però inevitabilmente chi vive magari in Inghilterra, che lì gli costerebbe 60.000 sterline fare un'arcata completa, qua la fa con 7.000-8.000 sterline, viene qua, sceglie la Ferrari, non torna in Inghilterra con la bicicletta. E lì ci siamo specializzati nel fare le cose sempre più sofisticate. E sofisticate soprattutto che avessero poi dietro attaccato una serie di caratteristiche che sono fondamentali poi quando si fanno i denti su impianti dentali. Noi al nostro policlinico facciamo tre tipologie di arcate: la basic, la premium o superior. C'è anche la standard. La standard è un tipo di linea che da questo anno in poi non faremo più, perché presenta delle caratteristiche che non erano di una linea digitale. Ok, in futuro saranno sempre più digitali le linee. Ci sono invece in passato delle linee che sono analogiche, delle linee dentali completamente analogiche, come la metalloceramica, che sicuramente molti come te avranno ritrovato nei preventivi che gli sono stati fatti, e parliamo di denti che sono fondamentalmente di vetro fuso sopra una struttura di metallo. E fai attenzione perché questi sono i denti più antichi che esistono. I primi sono i denti in oro, poi dopo sono iniziati quelli in metalloceramica. La metalloceramica è una linea che può dare dei problemi, come tutti i denti, non è che ci sono denti che non si rompono. Il problema è che questa viene fatta a caldo, fusa a 900 gradi, e quando io la rimetto in forno per di nuovo fondere la ceramica, essendo fatta di due componenti diversi, ovvero il metallo e il vetro, la ceramica sopra, quando poi raffredda, essendo con un coefficiente di espansione termica diverso, i materiali da qualche parte tira e si storce. E anzi, c'è il rischio che poi quando la rimetto in forno a cuocere a 1000 gradi esplode il vetro, perché ha preso un po' di acqua e quindi rilascia i gas. Per questo noi la usiamo sempre di meno. Negli anni l'abbiamo abbandonata. Le vecchie prime linee standard erano in metalloceramica, però con i pazienti a distanza ci trovavamo nei problemi se scheggiavano i denti, perché era a distanza, doveva tornare qua per rifondere la ceramica, però poi quando rimettevamo in bocca non calzava perché si era storta. Per questo motivo qua, e dovevamo rifarla da capo. Allora abbiamo sostituito quella linea standard con la linea standard con i denti in composito su una barra lineare. Anche quelli presentano dei problemi che sono messi comunque lì a mano, non sono fatti col computer. Invece il trend del futuro è quello di vedere a delle linee di denti che possono essere replicate, rifresate, riprodotte in caso di problemi. Questa è una bocca naturale. È doveroso iniziare da questo quando si parla di denti artificiali, perché la bocca naturale si comporta in maniera completamente diversa dalla bocca artificiale. Questa è come i denti sono tutti separati, elastici, si muovono tra di loro. Invece una bocca artificiale è un ferro di cavallo
unito sopra degli impianti uniti tra di loro da un ferro di cavallo ed è tutto più rigido. E quindi, essendo tutto più rigido, è soggetto a rotture, può essere soggetto, no? È come avere un'auto senza ammortizzatori, senti tutte le pietroline. Invece la bocca naturale è tutto flette, tutto è flessibile. E soprattutto la bocca naturale sente un capello tra i denti. Invece la bocca artificiale non ha più sensibilità. Hai dei batticarne che devono lavorare, ma non senti più un capello tra i denti. Il motivo per cui questa mano artificiale non rompe l'uovo è che ha dei sensori di pressione. Però gli impianti mancano questi sensori di pressione agli impianti. Qua vediamo per esempio che la radice naturale tutta attorno c'ha uno strato rosa che è di fibre elastiche che la fanno ammortizzare e c'hanno dentro anche dei sensori, dei nervi che danno sensazioni al cervello se il dente si muove e quindi dice guarda, tattilità, c'è qualcosa tra i denti. Gli impianti no, gli impianti sono fissi nell'osso e non dicono al cervello se stai col gelato ghiacciato sui denti oppure se stai toccando i denti non c'è trasmissione al cervello. E questo significa che se ti vanno sassi tra i denti, rompi i denti. Quindi non è colpa del paziente se si rompono i denti, ma è colpa del fatto che i denti sono finti, artificiali. Essendo artificiali i denti, gli manca la sensibilità. Ok? Ed è questo un grosso, grosso problema che non si potrà mai eliminare, ma si può solo prevedere. Per questo le linee dei denti devono iniziare da questa discussione, ovvero che non esistono linee dentali definitive per sempre. Esistono linee dentali che in caso di problemi bisogna poter riparare. Quindi bisogna poter avere salvato il file, il progetto, di modo da poterlo ristampare. Quindi vedete che la prima distinzione tra noi e gli altri è che noi lavoriamo e lavoreremo sempre di più solo col digitale, perché ci permette di rifare le cose. Quindi il digitale è una necessità, non è una scelta. In futuro sarà sempre di più una necessità. Se io scrivo un libro, non lo scrivo a mano, lo scrivo col computer. Se c'è un errore, modifico il file prima di stamparlo. E se poi perdo il libro, lo posso ristampare. E se un domani escono fuori le cartucce di inchiostro a colori, posso stampare il libro a colori. Se non mi piace la copertina, la voglio più grossa, ristampo il libro, cambio la copertina. Questo è il vantaggio del digitale, il non dover riniziare da capo. Questi sono dei denti nostri, non è vero, sono della concorrenza. Questi pure, sono sbagliati, qua c'è un errore per esempio di chirurgia. Vedete che c'è la gengiva da un lato più alta, dall'altra più bassa, dall'altra più corta. Questo dipende dal fatto che quando si fa la chirurgia bisogna invece pianificare e tagliare dritto l'osso. E può succedere che questi denti si rompano della concorrenza. Quindi se i concorrenti vi fanno un prezzo più basso, vi hanno parlato di assistenza, di aftercare, di come risolveranno i problemi quando sarete in Italia. È importante, il prezzo non è tutto. È importante parlare dei problemi. Ok, quando io compro un'auto, ok, parliamo di assistenza alla Maserati, alla Ferrari. Se mi dai la Ferrari senza assistenza e non ho neanche il corso di guida, quindi anche come pulirli, c'è un rischio di avere dei problemi poi dopo che non si risolvono. Qua per esempio c'ho un incisivo laterale piccolo e uno più grande. Ok, questi sono denti fatti a mano della concorrenza, però io vi ho detto che uno era più grande e più piccolo, se no non lo notavate. E come non avete notato che il canino, uno è dritto, l'altro è rotato. Ok, questi sono i denti fatti a mano. I denti fatti a mano non è facile farli comunque bene. Sul lato sinistro sono i denti della concorrenza, sul lato destro sono i nostri. La differenza è che quelli a sinistra sono in metallo ceramica, quelli a destra per esempio sono denti in zirconio, ma sono più belli quelli in zirconio, non perché sono fatti in zirconio, ma perché sono stati progettati col computer. Poi li potevo progettare anche in resina, in composito, quello che in grafene. Cambia come li progetto, cioè se io li faccio col computer mi vengono perfetti, perché quelli sono delle copie esatte di denti che esistono, che sono stati scannerizzati. Poi il robot ha fresato in 3D i denti che avevo scannerizzato, quindi io mi sono liberato le mani,
ho i denti sul computer che se si rompono posso rigenerare all'infinito, quante volte voglio. Cambio solo il disco di materiale e li spedisco con UPS a Milano. Come cambia il futuro? Metalloceramica non lo potevi fare questo. E poi vedete che hanno un senso come di bidimensionalità quei denti. Gli manca la tridimensionalità, quelli di sinistra. Sono un po' come se fossero disegnati tutti i piatti. Gli mancano gli angoli che creano quel senso che vediamo qua scuro tra i vari denti, che dà poi il senso del 3D. La texture di superficie da un lato c'è, dall'altra no, sono delle piastrelle del bagno lisce. Invece noi i denti, quando li colpisce la luce, devono avere una texture di superficie, una tessitura che dà quella naturalezza, poi con la saliva. Quindi partiamo da denti che esistono prima in 3D, come i font del computer. Per scrivere un testo c'ho i font che io posso cambiare, aggiungere le lettere, e poi con il robot le vado a riprodurre. Questo è come un file 3D viene poi riprodotto dal robot. Metto un disco di materiale e quel disco di materiale viene riprodotto come le arcate che vi ho dato oggi in mano, vengono fuori da un file. La cosa bella è che questo robot può essere a New York. E io che ho scritto il libro posso essere a Chisinau. E quindi si apre la strada alla telemedicina, poter delocalizzare i designer, poter inviare file, trasmettere i denti, cambia tutto il modo della produrre i denti, questo è dell'assistenza. Ok, non dimenticate l'assistenza da dove siamo partiti. Le tipologie dei denti dipendono dai problemi. I denti si romperanno, certo, si potrebbero rompere in 30 anni. Il discorso è come facciamo dopo. I denti possono essere progettati quindi col computer, il computer ci dice dove toccano, possono essere ristampati da fresatori che stanno in altre parti del mondo e posso andare prima di farli finali, fisici. Posso verificarli col computer dove toccano. L'altra grande differenza tra noi e gli altri è che molti fanno i denti incollati, cementati. I denti si fanno avvitati, perché in caso di problemi la ruota la devo poter svitare dalla macchina. Non faccio le ruote fuse con il telaio dell'auto. Se poi foro, devo poter togliere l'arcata. E tutte le arcate che moderne hanno dei fori che le uniscono poi agli impianti, di modo che se c'ho un dente che si rompe, ristamperò il dente, lo rimetto sul cerchio e il cerchio lo riavvito al telaio. Quindi i denti sono i copertoni che possono forare, si possono consumare, posso rigenerarli? Certo, è normale, perché tutto poi cambia nel corpo, no? E se qualcosa si consuma è meglio, perché si adatta. No, voi non avete oggi le scarpe di 10 anni fa. Se avevate le scarpe di legno o di vetro, avevate le scarpe rotte oggi. Invece, e i piedi anche rotti. Invece è meglio che nel corpo le cose siano un po' più morbide, più flessibili, perché vi ho detto prima, i denti non ammortizzano quelli artificiali. Quindi abbiamo lo spazio delle protesi che serve per ammortizzare i carichi masticatori. E devo anche prevedere in futuro che possano essere rigenerate le arcate. Per questo tutti i denti noi li digitalizziamo. E li teniamo nei computer perché un domani sarà semplice ristamparli e economico anche. I denti sono quindi la gomma, il cerchio sono quello snodo che c'è di mezzo, può deformare il cerchio, può dare problemi se svito la ruota ogni 3-4 mesi, magari perché il paziente non riesce a pulire. La vitina che c'è in alto qua si potrebbe spanare, cambio quella vite. Poi un domani potrebbe anche spanarsi quello di sotto. Allora cambio il cerchio, c'ho una vite che non si svita mai, che è quella più lunga. Posso anche svitare il cerchio e cambiare il cerchio. Gli impianti, meno li tocco e meglio è, e quelli devono essere ben inseriti dentro l'osso. Se io invece metto una ruota incollata direttamente sul semiasse, c'è il rischio che se non la incollo bene mi si stacca mentre cammino, o se la incollo troppo bene, quindi l'affondo, non la posso più staccare. Invece no, i denti non devono avere colle, devono avere i denti artificiali sugli impianti sono solo componenti meccaniche di viti. Si vita, si svita, quelle sono le vie d'uscita, le scappatoie. Poi i fori sì, devono essere evidenziati, non sempre facciamo i fori dello stesso colore del dente, di modo che quando interveniamo riconosce il dentista dove deve stappare.
Da un lato a destra i perni che escono dalle gengive sui quali gli altri incollano i denti, invece a sinistra le componenti invece meccaniche dove si avvitano i denti. A destra, poi, se non togli più i denti, succede che c'hai i muschi e i licheni sotto le protesi. E questo non è un problemino, è un problemone. Invece le protesi devono poter essere rimosse, altrimenti poi, se non le rimuovi, in caso di problemi, i problemi vanno avanti. Non sempre vanno rimosse, anzi quasi mai. Però in caso di problemi bisogna poterle rimuovere, anche problemi di igiene. Paziente che non riesce a pulire, che gli trema la mano, paziente anziano. Non tutti riescono a pulire bene come riuscite voi. E in quel caso serve che l'igienista l'aiuta, il paziente, svitando la protesi. Quindi si fa la manovra di svitamento della protesi, ci vogliono 20 minuti per toglierla, e sotto l'acqua corrente si va con un getto di acqua e bicarbonato a staccare tutti i detriti di cibo. Ok, si va tipo l'idropulitrice, la sede che va a staccare il tartaro, e gliela riavviti al paziente anziano. Questi invece sono i denti in metallo ceramica, come il vetro, fatti a mano, bruttini, che hanno dei fori in mezzo dove mettono la colla per metterli poi sopra quei perni a diretto contatto con le gengive. Altra cosa che poi può succedere negli anni è che la gengiva si ritira. E se la gengiva si ritira, qui non puoi fare niente con i denti in metallo ceramica, perché se metti la ceramica per colmare il gap che si è formato tra le gengive e la protesi, poi cosa succede? Quando la metti in forno, quella scoppia, esplode o storce e sei punto a capo. Invece bisogna usare dei materiali assemblati a freddo, dove possa aggiungere composito rosa, gengiva artificiale a freddo. Polimerizzo come si fanno le unghie dall'estetista. Metto gel e polimerizzo, là nello spazio che si è creato. Quindi serve che cosa? Una protesi che sia anche modificabile all'occorrenza. Svito, modifico, la rimetto. Sto pensando, questa per esempio è la vulcanizzazione quando si rigenera la gomma. Né più né meno. Delle volte bisogna cambiare la gomma, delle volte invece basta solo rigenerarla senza doverla buttare. La lucidi, la pulisci, la glasi e la rimetti là e va avanti altri 5 anni il paziente. Si rigenera esternamente la protesi. Se invece vediamo è proprio consumata, conviene magari una delle due protesi rifarla, rigenerarla, senza intervenire sugli impianti, la chirurgia che è stata fatta, lì non si cambia nulla. E non devo neanche riprogettare i denti perché già ce li ho salvati sul computer. Devo solo mettere il dischetto e mandarli con UPS al centro assistenza e cambi le gomme. Questi sono i denti nostri, con texture di superficie, simulazione dei tessuti perduti, le gengive, e questi sono gli altri. Questi sono i nostri e questi sono gli altri. Sono più denti disegnati, questi non sono proprio realistici. Se li guardi sembrano finti, questi sono iperrealistici. L'occhio si deve, insomma, farcela, gli devi dare delle informazioni per capire cosa deve guardare. Vedi che qua manca la tridimensionalità. Anche la gengiva, qua è una gengiva abbozzata da un bimbo di 3 anni. Questa è una gengiva iperrealistica. Questa è una gengiva fantasiosa. Questi sono dei denti monocolore. Questi sono dei denti che hanno delle zone più grigie, azzurrine, arancio, arancio scuro, rosa pallido della gengiva, rosso un po' più scuro. Qua invece è monocolore, manca una tridimensionalità del colore, la palette è più ristretta dei colori. Qua i colori sono molto più ampi e la natura è complessità, non è semplificazione. Questi sono dei denti che sembrano di plastica, però denti che masticano, c'è chi si accontenta. Ok, denti implosivi che si possono rompere, non sono estetici, sono incollati, non si possono staccare o si staccano continuamente. Vai dagli altri se sei per prezzo o per prezzo. Se invece cerchi la qualità, che significa anche assistenza, pianificazione, cosa fare in caso di problemi, devi studiare e saperle queste cose, perché se no non le capisci, e se non te le spiegano non le capisci, perché non ti piovono dal cielo e non te le dice il giornalaio queste cose. E per questo in pochi ne parlano delle protesi, perché intanto ne fanno poche per i motivi che ho detto prima, che costa troppo e quindi costa troppo anche sperimentare,
E secondo, se tu lo dici, poi uno vuole il top, ma il top costa in quella nazione. E alla fine va a cercare su internet uno, piuttosto che farlo da te. Questa invece è vista da vicino come, come si presenta una gengiva sana. Questi sono i multi-unit, non sono gli impianti, sono gli snodi dove si avvita la protesi, che fanno poi da tramite verso gli impianti. E questi possono anche essere cambiati, svitandoli. Questa è la protesi, le protesi all'interno hanno una barra che regge i denti, perché, questa è una cosa molto importante, perché dove metto gli impianti non necessariamente coincide dove metterò i denti. I denti vanno dritti nel viso, dritti nei piani occlusali, e quando si perde l'osso, gli impianti vanno in posizioni innaturali. Gli impianti vanno messi là, poi i denti vanno messi lì. Per colmare il gap serve una barra che unisca gli impianti ai denti, che unisce le due questioni. Senza le barre non è possibile. Infatti, chi mette i denti in metà alla ceramica è legato a dove mette gli impianti e vengono i denti storti. Se infatti vado un po' indietro dove c'era questa foto di denti non nostri, si vede che l'arcata qui è troppo stretta. Dovrebbe essere più ampia l'arcata. Ok, vedi com'è stretta questa arcata? Perché gli impianti sono più all'interno e non puoi mettere i denti in metallo ceramica incollati sul nulla, li devi mettere sugli impianti. Io invece ho le barre avvitate che mi permettono di mettere i denti dove vanno messi. E questo l'ho pianificato in anticipo col computer, facendo anche delle prove in plastica, vedendo se i denti vanno dove devono andare, prima di fare poi i definitivi. Poi, tornando al discorso, devono poter essere svitate e vediamo la linea, per esempio, basic in grafene. Il grafene è un materiale che stiamo ora usando nei denti prossimi, diciamo dal 1 marzo ormai l'abbiamo adottato, sono già 2 anni che lo stiamo usando, non lo sapevate, nei vostri provvisori lo stavamo usando. Okay, tutto quello che io testo lo testo sempre sui provvisori. Abbiamo fatto già più di 1000 pazienti col grafene, statistiche iper incoraggianti, è un materiale del futuro, rinnovabile, viene fatto in dischi, sicuro, è una nuova generazione di materiale rinforzato con grafene, che dà delle certe proprietà che potenziano gli attuali materiali. È presente in dischi, quindi si può mettere nei robot e io posso anche andarlo quindi a fresare. C'ho la forma 3D dei denti, metto il disco e formo i denti. Poi gli metto sempre la barra, non dimenticate sempre le barre che uniscono agli impianti. Queste ci sono sempre le barre, sia su premium, standard, basic, grafene. Questi sono concetti interarcate, tutte le arcate hanno questi concetti. E poi sopra posso glasarlo, gli posso dare le forme che voglio ai denti prendendo delle librerie. E sono dei denti che sono belli perché, come del resto anche tutti gli altri, perché sono pianificati da delle forme reali di denti, non sono fatti a mano.